Incoming message. Dov'è finito Subnautica? Momento. Dove sono adesso? Dove sono? Gabby è tornato. Gradite uno snack? Volete farvi un riposino? Volete magari bere un po' del vino guardando fuori dal finestrino? Salve la gente di Gabby e benvenuti finalmente, bentornati su Subnautica. Guardate, hanno cambiato veramente tanta roba. Ad esempio la barra, adesso è una barra super tecnologica che mi piace molto. Allora, innanzitutto le mie piante, guardate, le abbiamo lasciate qualche settimana e adesso sono diventate rigogliose. Beh, patata cinese. Che mi piace! Serpente maculato. A Gabby non piace. Frutto lanterna? Farò luce per tutto il fine settimana. Qua abbiamo preso un paio di funghi per farci delle cellule di energia poi. E abbiamo piantati qui nella serra esterna. Che poi anche qua potrei piantare altre piante, no? La patata cinese no, purtroppo. Ma altre piante sottomarine. Anche il sacco di gel! Posso pure coltivare il gel. Oh, i miei capelli finalmente potrò tirarmeli con il ciuffo di Elvis Presley. Questa è una cosa buona. Però ora non dobbiamo perdere troppo tempo. Non ho molto ossigeno e abbiamo altro da fare. Quindi prendo la mia gloriosa torcia e vi mostro cosa ho creato qui nel retro. Intanto ho creato una piccola uscita di sicurezza, un buco. Qualcosa che mi porti... No, ho sbagliato buco. Aiuto! Ah! Prendo il glide e vola fuori. E ci troviamo da questa parte, su una piattaforma esterna che ho fatto, dove possiamo finalmente ricongiungerci con nostro padre, il nostro Big Cyclop. Guardate, hanno cambiato tutto. È bellissimo. Possiamo salire le scale, ora c'è tutta l'animazione super... Da criceto impazzito. Guardate qua, possiamo vedere la vita del nostro obrobrio. Qui possiamo andare avanti e ora dobbiamo stare attenti. Perché il Cyclop non è più indistruttibile. Vedete, perde vita. C'è qualcuno che mi sta attaccando qui fuori. Adesso dobbiamo subito andare a vedere chi è. Perché posso attirare pesci, guardate. Aiuto, qualcuno lo sta attaccando. No, vi giuro, devo ucciderlo. Ok, ha smesso di attaccarla ma tornerà. Quindi, oh no, non ha smesso di attaccarla. Sbaglio, il marrano ha fatto toccata e fuga. È un po' come quei bambini che suonano il campanello di casa tua e poi scappano e non sai chi è stato. Chi è? Chi è qua? Abbiamo finito di rompere sballes? C'è un modo però per distrarre quei pesci rompiscatole. Ad esempio prendere questa decoy che ho l'inventario pieno. E quindi magari metto la pianta cinese nell'armadietto sperando che non appassisca. Va bene. Ah no, mi ha riattaccato. Ok, adesso allora posso prendere quel coso per mandare via quella creatura, no? Aspetta che metto via un paio di robe. Ok, l'ho presa. Possiamo infilarla qui dentro. Ecco, in questo modo sganciarla quando abbiamo problemi. È una distrazione, i pesci sono stupidi. Abbiamo una falla sopra e una falla a sinistra. Cavolo! Adesso lo sgamo. Adesso ci penso io. C'è qualcosa, sta attaccando la mia nave. Com'è che appena esco non c'è più niente? È stato lui! Vieni qua, ti tagliuzzo tutto e mi ci faccio dei filetti di pesci bastoncini Findus. Sentite, andiamo per di qua. Allora, qua stavo preparando una struttura, dovrei avere anche i materiali per farla. Ma... Stavo dicendo, adesso possiamo fare la server room qui, volevo farne una. Non credo di poterla costruire da qui, quindi andiamo fuori. No. Facciamo... E voilà! Fatta la server room, adesso possiamo andare per di qua e goderci un po' quello che succede qui dentro. Dobbiamo vedere dove siamo intanto. Guardate, proprio nel deserto dei Gobbi. Non c'è niente qua, a parte questi puntini luminosi che siamo noi. Potremmo craftarci sempre magari quella camera, a patto di avere della batteria del vetro non è un problema. Ce n'ho in base. Ah, ok, e qui possiamo... Oh, abbiamo anche la camera qua. Ah no, ce n'abbiamo già un'esterna. Ottimo, non me ne serve fare delle altre per ora. Così possiamo magari sbirciare chi è che mi attacca il Cyclop. Ok, basterà tenere una telecamera di sorveglianza qui. E così possiamo vedere se c'è qualcuno che ci attacca. Guardate là, intanto ci hanno fatto una brutta falla qui. Quindi significa che l'attaccante è venuto da destra. Gli strappo le pinne e me le magno, eh. Ciurma! È tempo di andarcene, mi stanno attaccando in continuazione. Ma è vero, a me non servono telecamere di sorveglianza. Posso guardare dall'esterno cosa mi attacca. Mi sta... Eh sì! Li abbiamo sgamati, erano loro. Ok, ora abbiamo un grave problema. Allora, io dovrei intanto... Andiamo in superficie, devo vedere dove siamo assolutamente. Ok, così possiamo anche ruotare le telecamere. Possiamo controllare i danni, per fortuna. Eccola,
abbiamo una falla molto profonda nel femore destro. Ok, nessun problema. Ora dove siamo? Oh! In teoria siamo molto vicini al posto dove dovevo essere. Sono sempre questi, continua! Ah! Lancio una decoy. Ho lanciato una decoy, non so cosa abbia fatto, ma le l'ho lanciata. Sì, sì, li ha distratti. Allora, vedete, qua abbiamo una serie di velocità. Se noi andiamo al massimo ci sentono... Oh! Aspetta, qua c'è il Reaper. Per fortuna ho appena messo la modalità silenziosa. Non credo mi abbia visto. Non credo. Cavolo, no, se mi becca lui morirò. Se mi becca lui morirò, ragazzi. Non volevo andare qui, era un po' più indietro. Sta fumando, ehi. Oh cavolo, c'è un incendio a bordo. Oh no, brucia tutto. Vai. Via, fuoco, via. Brucia tutto, morirò. Se non mi sbrigo, morirò. Cavolo. Andiamo da questa parte, magari andando qua sul retro. Ok, 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 dai, 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 dai. Oh, wow, 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 wow. Calmi. Calmi, calmi, calmi. Ok, ce n'è un altro qui. Quanto è il danno? Non lo so, ma parecchio. Se non spengo l'incendio, non possiamo proseguire. Cosa, che storia è questa? Incendi sott'acqua? Oh, siamo messi male, è tutto rosso. Vuol dire che abbiamo poca vita. No dai, beh, avevamo soltanto 18 furuncoli. Fuori di qui c'è un vitellone da 18.000 kg. Non mi piace uscire in questo momento, ma non ho altra scelta. Dobbiamo sistemare i danni. Ah, vuoi fare sì combo? Ah, vuoi fare sì combo? Stiamo per morire. È venuta notte. Non ci vedo niente. Porca vacca, per fortuna. Ragazzi, siamo veramente in questi casini, ma è osceno. È oscena la difficoltà adesso. Come faccio io a proseguire? Non va bene. Non troveremo mai quel coso se non ci sbrighiamo. Ok, in teoria dovrei aver riparato tutte le falle, o la maggior parte di esse. Ora vediamo se riusciamo a muoverci. Ehi, luce rossa molto inquietante. Siamo benissimo, siamo messi. Perché c'è questa luce rossa ancora? Perché ho suonato una sirena, sono stupido. Oh, oh, ecco, ecco. Qua abbiamo un radar che ci segna anche le possibili minacce. E stanno venendo due proprio vicino a me in questo istante. Oh cavolo. Stai in basso, stai in basso. Se stai in basso magari non mi prendono. Meglio andare silenziosamente. Sto silenzioso, sto silenzioso. Mi stanno passando ad un passo. Sono vicinissimi. È tornato giorno finalmente. Guardateli, guardateli. Loro non mi stanno sentendo adesso perché vado molto lentamente. Probabilmente vanno ad udito. Questa storia non mi piace. Devo trovare una caverna, quello sto cercando. Abbiamo 83 di energia, possiamo andare in basso, non è un grande problema. Sapete che noi possiamo anche migliorare questo posto? Mi sa che comunque qui possiamo migliorare il Cyclop, renderlo più potente, possiamo creare uno scudo energetico volendo. Se solo trovo i materiali possiamo potenziare questa base e renderla una vera testuggine. Intanto superiamo queste rocce, devo lasciare questo luogo, che è molto pericoloso. Più vicini si va all'aurora, più il pericolo è impellente e più rischio di morire male. Oh cavolo, cosa ho schiantato adesso. Stiamo attenti perché qua è un Grand Canyon e ci sono gli agguati. I pesci col cappello da cowboy e le pistole potrebbero uscire tra ogni istante. E io non voglio questo. Infatti eccoli qua, i talponi irrequieti, drogati dopo aver bevuto 18 birre. Ok, andiamo ancora più a destra. Ok, qua ci sono i talponi che ogni tanto escono, ma finché stiamo in silent running, che è la più corta, ma anche la più buona e la più sicura, siamo abbastanza al sicuro. Potremmo fare un piccolo rush, correre, ma ancora no. Ehi, 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 trenino fatto pesce, non venirmi addosso. Mi sta venendo addosso? Ok, allora devo aumentare la velocità. Non voglio che quel coso mi venga addosso per farmi ingenti danni. No, 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 no. Proviamo a farci quello scudo. Per sicurezza, vedo che questo scudo c'è di vitale importanza adesso. Quindi vado sul retro, vado a tirar fuori il mio nuovo computerino. E se tutto va bene noi possiamo farci il generatore a scudo del Cyclop. Ottimo. Oh, bello, bello il mio piatto a 5 stelle. Questo è un grand hotel, veramente. È la mia casa. Amo di più andare in giro con il Cyclop che stare là chiuso tutto il giorno in laboratorio, sinceramente.
È questo il bello di essere uno scienziato. Ora metto il generatore qui e ora abbiamo anche lo scudo. Prendetemi adesso. In teoria, se noi adesso andiamo qui e qualcosa ci attaccherà, abbiamo questa barriera che possiamo attivare attorno al nostro Cyclope per renderci ancora più immortali. Credo di averla trovata. Vedete quell'insenatura? Secondo me là i precursori hanno nascosto il succo di frutta. E quindi, ragazzi, beh, dobbiamo andare. Non ho purtroppo il mio Simoth, quindi sarà un viaggio di sola andata probabilmente. Abbiamo poco ossigeno, dobbiamo fare in fretta. Forse era meglio che mi avvicinavo di più, ma non importa. Ok, c'è qualcosa qui? Oppure ho preso un granchio, tanto per rimanere con la fauna e la flora di questa zona. Oh, poco ossigeno, poco ossigeno. Aspetta, qua c'è un buco. Posso andare qui sotto? Mi pare che fosse questo. Aspetta, qui sì, c'è un portale, c'è un portale. Oh, ci sono. C'è un portale che adesso posso camminare qua. Guardate, per tutti gli antichi, per la barba dei precursori, bagnata poi. Guardate, guardate questo posto. Stalactiti. Aspettate, prendo una torcia. Ehi. Guardate, lo sapevo, un ascensore. Sì, un teletrasporto, insomma. Lo Stargate, da dove i precursori poi sono scappati probabilmente. Guardate le colonne, guardate la struttura. Molto diverse dalle altre, da quelle che conoscevamo. Ma si può attivare in qualche modo? Dove ci porterà tutto questo? A cosa serve? Ancora non possiamo mettere le nostre zampacce qua, avide. Ma io tornerò qui. Oh, guardate. Posso anche costruire, mettere un centro di ricerca. Ma sapete cosa ci piazzerò io qua? Andrò a prendere il mio beacon. Dove sei? Dove sei? Ce l'avevo io. Eccolo qua. Il faro. E metteremo un faro qui. Si può mettere? Sì. Per segnare che qui c'è una zona molto importante per noi. Ottimo. Mi hai detto questo. Lo vado. Ok. L'ho attivato, bene. Così non rischieremo di perdere questa zona molto molto interessante. A questo punto abbandono questo posto. È stato bello vedere. Ora devo tornare al mio sottomarino. È qui sopra, bene. Allora un attimo che riprendo il Sea Glide. E sapete cosa andiamo a fare ora? Dato che abbiamo comunque trovato l'obiettivo della puntata e non c'è molto altro da fare, volendo potremmo... Cos'è stato? Mi sta seguendo un coso! Ok, questa zona è laggantissima, non vedo l'ora di lasciarla. Quindi scusatemi, si lagga un po'. Me ne vado qui dentro e andiamo dal Reaper Leviathan. Adesso andiamo dall'Aurora, sì. E voglio fare un crash test. Salverò la partita, quindi non perderemo niente. Ma voglio fare un piccolo test per vedere quanto effettivamente noi possiamo resistere contro un attacco di massa. Mi serve saperlo. Quindi adesso andremo, insomma, nelle fauci della bestia. Oh no, gli scorreggioni, brutto segno. Non scorreggiate nella mia base. No. Guardate che mi voleva venire addosso. Schifosi. Per fortuna non hanno le grinfie loro, gli artigli. Siamo quasi arrivati. E qua, aiuto, poveri noi. Vorrò testare gli scudi. Voglio vedere quanto i miei scudi possono resistere contro una roba del genere. Ok. Ragazzi, ci sto ripensando? In questo momento. Quanta energia ho? Beh, dai, abbastanza per morire. Ok, ci siamo. Ah! Mi ha attaccato. Attivate gli scudi. Gli scudi marinai. Mi sta attaccando di nuovo. Ma gli scudi non durano all'infinito. Eccolo qua. Prendiamocelo frontalmente. Ah! Ok, gli scudi stanno parando i suoi attacchi. E per ora non mi sta facendo niente. Abbiamo quasi tutta la vita ancora. Ma per quanto potrei speronarlo, potrei ucciderlo. Non l'ho mai ucciso, penso, in tutto il gioco. È alla nostra sinistra. Sta tornando. Strappi lontano un estintore. Non ho paura di usarlo. Ok. Oh cavolo. Ok, sono tornato sano e sa. Bella battuta, Gabby. Ok, no, non si vede. Ok, che spavento, mamma mia, il buio. Perché qua dentro c'è un incendio osceno.
Mi sta distruggendo. Oh, cavolo, sono un porco spino di dolori. Affonderò con la mia nave, capitano Schettino. Che facciamo? Sì. Ah! Oh, cavolo, pochissima vita. Abbandonare la nave! Abbandonare la nave! Ok, questo è stato l'attacco fatale. Ok. Devo correre adesso. Vedete, tutto incendiato e non c'è più speranza. 4, 3, 2, 1. Comando. Oh! Mamma mia! Appena in tempo per un secondo! E quel coso mi sarà addosso! Quel coso mi sarà addosso! Quel coso mi sarà addosso! Mi nascondo qui! Mi nascondo qui! Mi nascondo qui! Guardatelo! Completamente distrutto! Papyrus 2! Dovrò farmi un Papyrus 4 adesso! Guardate! Si può anche entrare? Oh! Oh no! Guardate! Ah, si possono anche usare? No, non si può più usare, ovviamente, non è più alimentato. Ma tu volendo puoi riprenderti gli oggetti, tipo posso distruggere il fabbricatore e riprendermi i materiali se dovesse succedere una cosa del genere. Guardate, si è pure aperto il vetro. Oh, vedete quanto è diventato pericoloso Subnautica adesso? E vabbè ragazzi, al solito una cosa, io penso però di concludere questo episodio di Subnautica qua. Bello, bello, bello. Il gioco come sta uscendo, come si sta sviluppando, con questa difficoltà aggiuntiva quando entri nel tuo Cyclope, che non è più la casa sicura al tuo guscio, ma diventa qualcosa di spinoso che ti fa quasi tremare le mani e ti fa pensare: oh, perché? Perché non è più come prima? Devo stare attento a questo, adesso devo stare attento a non far rumore. Più frustrazione, ma anche più divertimento d'altra parte. Molto, molto più giusto così, secondo me. Da quell'esperienza survival in più che a questo gioco mancava. Detto questo però io concludo qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate voi nei commenti. E noi come al solito ci becchiamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!